Ciao Lucine, benvenuti o bentornate sul canale. Oggi faremo insieme qualcosa che avevo già fatto vedere sul gruppo Facebook Creando con Lucy il salotto, ma essendo una diretta difficile da molte reperirla. Quindi molte volte mi chiedete proprio: Luci, ma quel video dove è finito? Benissimo, il video non si sa dove sia finito e io vi faccio il tutorial del punto. Avevamo fatto il runner amélie rettangolare, ora facciamo il centro quadrato sempre amélie, quindi la piastrella quadrata. Me l'avete chiesta veramente in tantissimi. Molte di voi, seguendo la diretta, sono già riuscite a realizzarla, ma adesso insieme lo faremo. Le faremo insieme. Come vedete, io qua ne ho già fatte tantissime perché ho fatto sia il runner verde che il runner rosa, e quindi in giro per la mia casa ho questi centrini abbinati, ecco, ai vari runner rettangolari. Ma può anche diventare una coperta quadrata, quindi una coperta quadrata, una tovaglia quadrata. Se invece la volete rettangolare, c'è vi lascio qui su il link della piastrella rettangolare, con anche il video sul come prendere le misure quando fate piastrelle rettangolari. Ora io direi sigla e partiamo. Naturalmente, come al solito, utilizzerò un filato di recupero, mentre questo era Alise Diva. Non so se lo troverete ancora da Merceria Italia Artisan, ma io vi lascerò comunque qui il link di modo da poter usare dei cotoni o dei filati alternativi per questa creazione. Partiamo con il filato alternativo, sempre un filato chiaro di modo che voi possiate vedere bene quello che sto facendo, ed ora partiamo con la nostra piastrella quadrata. Partiremo esattamente come per il runner, con un occhiello. Quindi il runner aveva più occhielli, per fare il quadrato ne faremo solo uno. Quindi cappietto iniziale, andiamo a realizzare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Due volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima delle 4 catenelle, quindi nel cappietto, usciamo da 2, usciamo da 2, usciamo da 2, ed abbiamo creato il nostro occhiello. Partiamo quindi con il primo giro di lavorazione, che sarà un normalissimo giro a punto granny. Quindi 3 catenelle e altre 2 maglie alte all'interno dell'occhiello. 1 e 2, e abbiamo il primo blocco da 3 maglie alte. 2 catenelle e andiamo a fare un altro blocco. Una, due e tre maglie alte. 2 catenelle di separazione, di nuovo 3 maglie alte, sempre dentro al nostro occhiello. 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, andiamo a fare il quarto ed ultimo blocco. 1, 2 e 3. Io tiro comunque un pochino la codina perché si stringe leggermente l'occhiello, non deve chiudersi, perché il bello dell'occhiello è proprio che rimanga il centro forato. Quindi, avendo noi adesso i nostri 4 lati, 1, 2, 3 e 4,
filo sull'uncinetto, entriamo nella terza catenella di inizio giro, vedete, contate 1, 2, 3 e chiudiamo con una maglia alta. Questa è la chiusura che io faccio sempre perché mi permette di rimanere al centro dell'angolo. Quindi abbiamo esaurito il primo giro di lavorazione. Il secondo giro sarà di nuovo un giro di punto granny. 3 catenelle ed entriamo di nuovo nell'angolo facendo altre 2 maglie alte per un totale di 3. Una e 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, andiamo al prossimo angolo con 1, 2 e 3 maglie alte. Due catenelle di separazione e sempre nello stesso foro altre 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Come vedete, abbiamo creato il primo angolo perché siamo partiti con mezzo, 2 catenelle di separazione e ripetiamo 3 maglie alte, 2 catenelle e nuovamente sempre nello stesso angolo 3 maglie alte. Ripetiamo questo fino alla fine del giro. Ci rivediamo qua perché vi faccio vedere come creare la metà angolo mancante e chiudiamo insieme il giro. Siamo arrivati a dover fare metà angolo, il metà angolo finale, quindi facciamo le 3 maglie alte insieme alle 3 di inizio giro. Vedete, in questo modo abbiamo le maglie ben realizzate. Sempre filo sull'uncinetto, andiamo sulla terza catenella di inizio giro e chiudiamo con una maglia alta. In questo modo, vedete, abbiamo creato 2 giri di punto granny con una piccolissima variante. Invece di mettere una catenella sola tra un modulo e l'altro, ne abbiamo sempre messe 2 perché ci serve un pelo più di larghezza, dovendo adesso passare ad un punto differente. Quindi, per non fare accartocciare la nostra piastrella, ci serviva quella catenella in più. Partiamo quindi col terzo giro, che sarà il primo giro dei 2 giri di ripetizione che poi ci porteranno a lavorare l'intero progetto. Partiamo quindi con 3 catenelle. Ne facciamo altre 3 di separazione. Filo sull'uncinetto, nello stesso angolo andiamo a fare una maglia alta. Questo sarà metà angolo perché a fine lavorazione qui creeremo un altro punto V collegato a creare appunto l'angolo. 2 catenelle di separazione. Ora nel foro che segue questo andiamo a fare 3 maglie alte, come se fosse il punto granny. In realtà stiamo già realizzando il punto Amélie. 2 e 3. Ecco qui. 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, nell'angolo maglia alta, 3 catenelle, maglia alta sempre nell'angolo,
3 catenelle, nuovamente nello stesso angolo, maglia alta. Questo è un angolo completo. 2 catenelle di separazione. Sul laterale abbiamo un foro creato dalle 2 catenelle di separazione, blocco da 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, ripetiamo l'angolo, quindi maglia alta, 3 catenelle, voilà, maglia alta sempre nello stesso foro, 3 catenelle, maglia alta sempre nello stesso foro, e quindi abbiamo fatto un altro angolo, vedete, in questo modo. Proseguiamo così fino ad arrivare al metà angolo, che concluderemo insieme. Arrivati a questo punto, vedete, ho fatto l'ultimo blocchetto da 3 al centro del lato. Non facciamo altro che fare le 2 catenelle di separazione, mi raccomando, tra un modulo e l'altro sempre 2 catenelle di separazione. Qui avevamo il metà angolo fatto all'inizio, quindi filo sull'uncinetto, entriamo dove abbiamo fatto la metà angolo, facciamo la maglia alta, 3 catenelle di separazione, e sulla terza catenella di inizio giro, contiamola sempre dal basso, 1, 2 e 3, chiudiamo con una maglia bassissima. In questo momento non ci interessa più rimanere al centro dell'angolo, perché inizieremo con una maglia alta e non più con delle catenelle di separazione. Partiamo dunque con quello che sarà il secondo giro di ripetizione del nostro motivo. Partiamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. All'interno del primo punto V andiamo a fare 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Come vedete, anche qui abbiamo mezzo angolo, perché poi lo concluderemo con le maglie che faremo da questa parte. 2 catenelle di separazione, sempre 2 catenelle, filo sull'uncinetto, saltiamo le catenelle, saltiamo la prima maglia e andiamo a lavorare una maglia alta al centro del blocco da 3 sottostante, in questo modo. 2 catenelle di separazione, nuovamente angolo, quindi 7 maglie alte nel primo punto V, 1 maglia alta sulla maglia centrale, quindi spostiamo bene le nostre maglie, vedete qua c'è il suo occhiellino, andiamo a farci sopra la maglia alta e nuovamente 7 nel prossimo punto V. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Il totale del ventaglio che si va a creare è da 15 maglie alte, sono 7 nel primo punto V, una su quella centrale e 7 nel secondo punto V, e abbiamo creato l'angolo. 2 catenelle di separazione, nuovamente una maglia alta sulla maglia centrale del blocco da 3 sottostante. Proseguiamo in questo modo, vedete che sta già prendendo forma,
fino ad arrivare qui, dove chiuderemo insieme il giro. Eccoci arrivati alla chiusura del giro, quindi ho già effettuato la maglia alta sul blocco da 3. Adesso aspettate, la disfo perché sennò faccio fatica a rientrarci con l'uncinetto. Ecco qui. Quindi vado a fare la maglia alta sul blocco da 3, 2 catenelle di separazione e ovviamente 7 maglie alte nel punto V che incontrate. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Chiudo con una maglia bassissima sulla terza catenella d'inizio giro. In questo modo. Ho concluso così il mio secondo giro di ripetizione. Ora dobbiamo andare a ripetere il primo giro sul secondo e sarà sempre così. Lo facciamo insieme, così da capire come distribuire le maglie del primo giro sul secondo, ma poi il punto è praticamente sempre lo stesso. Quindi facciamo 3 catenelle a sostituzione della prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, alla base delle catenelle, quindi sulla stessa maglia, andiamo a fare una maglia alta e come vedete abbiamo ripetuto quello che era stato fatto qui, quindi abbiamo mezzo angolo. 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, ora dobbiamo saltare 3 maglie, quindi una, contatele bene, dividetele bene se non le vedete, eh? Una, due, sulla terza facciamo una maglia alta, scusate non ho pescato il filo, allora 1, 2, sulla terza facciamo una maglia alta, sulla quarta una maglia alta, sulla quinta una maglia alta. Quindi in pratica andiamo a lavorare le 3 centrali del ventaglio da 7, quindi ne avanzeranno 2 a destra del blocco e 2 a sinistra. 2 catenelle di separazione ed ora l'alternanza dice che ci sarà un punto V, quindi filo sull'uncinetto. Sulla maglia singola faccio una maglia alta, 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, sulla stessa maglia vado a fare una seconda maglia alta. Vedete? La sequenza è la stessa, punto V, 2 catenelle di separazione, blocco da 3, 2 catenelle di separazione, punto V. Ricordate sempre che il punto V è separato, quindi le due maglie alte sono separate da 3 catenelle, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, saltiamo le prime 2 maglie del ventaglio, quindi 1, 2, sulla terza maglia alta, sulla quarta maglia alta, sulla quinta maglia alta, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie sottostanti e sulla terza facciamo un doppio punto V perché siamo nell'angolo, quindi maglia alta, 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, sulla stessa maglia sottostante una seconda maglia alta, 3 catenelle di separazione, sulla stessa maglia sottostante una terza maglia alta. Come potete vedere, ecco qui, abbiamo creato questo.
Nel prossimo giro dobbiamo poi ricreare su questo il ventaglio. È veramente semplicissimo. Quindi continuiamo così fino al termine del giro, però prima vi faccio vedere appunto il ventaglio da questo lato. Quindi 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, saltiamo sempre una e due maglie sottostanti e dalla terza, quarta e quinta ricreiamo il nostro blocco da 3. 2 catenelle di separazione e ricominciamo, maglia singola, punto V separato da 3 catenelle. Quindi facciamo questo fino alla fine di questo giro. Inizieremo insieme anche il prossimo, così che voi vediate e prendiate sicurezza su quello che è il punto. Però è un punto che noi abbiamo fatto e rifatto e strafatto in tutte le salse, quindi dovreste già saperlo fare veramente ad occhi chiusi. Però per chi non l'ha ancora fatto, io ve lo faccio vedere tutto. Eccomi giunta al termine del giro e lo concluderemo insieme. Quindi ho fatto l'ultimo blocco da 3 maglie alte, vado a fare le 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e la maglia alta la vado a fare sulla stessa maglia sottostante dove ho fatto le 3 catenelle e la seconda maglia alta, quindi la faccio diventare un doppio punto V in questo modo. 3 catenelle di separazione, ora contiamo bene dalla base, 1, 2, sulla terza catenella uniamo con una maglia bassissima. Come vedete abbiamo concluso anche questo giro di lavorazione. Ora sarà sempre nello stesso modo. Iniziamo insieme perché vi faccio vedere appunto lavorare i laterali che finora non c'erano, perché sapete lavorare l'angolo, ma non vi ho ancora fatto vedere ovviamente come si lavora sul punto V dell'angolo. Quindi partiamo, farò insieme l'angolo e poi questo, dopodiché potete continuare da soli perché il gioco è fatto. Allora ripartiamo con le nostre 3 catenelle, che è la prima maglia alta, e ne andiamo a fare 7 nel primo punto V. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 catenelle di separazione, maglia singola al centro delle 3 sottostanti. 2 catenelle di separazione, prossimo punto V, semplicemente 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 catenelle di separazione, nuovamente maglia singola sul gruppetto da 3, ovviamente sulla maglia centrale. Come vedete, questo è quello che verrà. Nel giro successivo, semplicemente, ripeterete questo giro, quindi il giro precedente a questo, e dove non c'è l'angolo, semplicemente farete le 3 maglie sulle 3 centrali del nostro archetto. Ve lo faccio vedere sul progetto già finito.
ve lo faccio vedere sul verde che rimane un po' più scuro e quindi c'è più contrasto. Come vedete, noi in questo momento siamo su questo giro, nel giro successivo semplicemente dovendo alternare punti V a gruppi da 3, i gruppi da 3 verranno fatti al centro dei ventagli. Come vedete, la ripetizione è sempre la stessa anche nell'angolo punti V ventaglietti, stessa cosa da questo lato, punto V, ventaglietto e gruppo da 3, maglia singola, punto V, ventaglietto. Quindi le ripetizioni sono sempre le stesse. Naturalmente voi avete già visto questo progetto in tutte le salse, di conseguenza sapete già di che cosa sto parlando. Io ho voluto specificarlo e rendere questo tutorial un po' più diciamo lungo solo per chi non l'ha mai fatto. Però questo è il progetto, questo è il centro Amélie, mentre ovviamente voi avete visto anche, e ve lo lascerò qui su e anche in descrizione, il runner, quindi potete tranquillamente abbinare il runner ai centri. Per esempio, se avete un bel comò nella camera da letto, potete fare i centri per i comodini e sul comò il bellissimo runner, oppure in salotto sul tavolo il runner e sul tavolino davanti al vostro divano, ecco la versione quadrata che va a completare quello che è il vostro set. Oppure potete anche rivestire un cuscino, lo fate più grande e lo cucite alla vostra stoffa del cuscino. Sia questo che quello rettangolare, sappiate che sono si possono ingrandire all'infinito, potete fare quanti giri volete. Volete una tovaglia quadrata, questo potete farla tutti i giri che volete, oppure un copriletto matrimoniale. Se volete invece quello rettangolare, ovviamente seguite l'altro video dove vi spiego anche come prendere le misure, e anche quello può andare avanti all'infinito. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto e, avendolo registrato, vi sia più facile trovarlo. Visto che sul gruppo non lo trovavate, eravate un po' disperate, allora ho deciso di registrarvelo. Spero quindi che vi sia piaciuto, io vi do appuntamento al prossimo tutorial, vi invito ad andare a visionare e a sbirciare il sito di Merceria Italia Artisan, di venirmi a trovare nel gruppo Creando con Lucy il salotto, dove non parliamo solo di uncinetto ma anche di vita quotidiana. Vi mando un bacio grandissimo, al prossimo tutorial, ciao ciao da Lucy, a presto!